Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in compagnia di LG K7 per la recensione completa, questa è la confezione. Andiamo subito ad aprirla, vediamo se ce la facciamo, ok? Allora, troviamo solita manualistica, cavetto USB, micro USB, alimentatore con uscita da 1 A e qua delle cuffiette di qualità bassa in plastica col tasto per le risposte alle chiamate, ovviamente il telefono che ho già rimosso. Prima di cominciare invito a lasciare un bel pollice in su al video, condividerlo, eccetera, eccetera. Iscrivervi al canale anche. Lo accendiamo, il tasto è qua sul lato destro. Ve lo mostro mentre si accende. Allora, parte posteriore abbiamo fotocamera, eccola qua, col bilanciere del volume, accensione esperimento blocco sblocco. Qua in alto il flash LED, altoparlante qua in basso a sinistra. Non abbiamo tasti sulle cornici come sulla maggior parte degli ultimi LG. Qua sotto logo LG, no, i tasti sono a schermo, quindi sono virtuali. Fotocamera anteriore da 5 megapixel, tutti i vari sensori, non abbiamo il LED di notifica. Qua in basso, primo microfono e ingresso per la micro USB. Per di più, il telefono si può, la cover si può aprire. E voilà, abbiamo la batteria da 2125 mAh, l'espansione di memoria che va a espandere gli 8 GB, di cui 4 effettivi con la micro SD, e la SIM in formato Nano, quindi la SIM è il formato più piccolo presente sul mercato. Abbiamo il doppio tap per attivare e disattivare il display. Allora, ci sono più versioni di questo telefono, una è quella 3G, una quella 4G, questa è quella 3G che trovate in negozio al momento sui 150 € lo dico subito. Le caratteristiche le avete viste, cosa cambia la versione 4G? Beh, cambia che ha 1,5 GB di RAM contro il giga di questa 3G, ovviamente la LTE. E altra cosa, cambia il processore che è un Qualcomm da 1,1 GHz, questo è un MediaTek da 1,3 con GPU Mali 400, mentre il 4G ha GPU Mali, scusatemi, Adreno 304, quindi queste sono le differenze principali. Forse a livello potenza non ci sarà un abisso, però sicuramente io per la RAM e per il 4G prenderei l'altra versione, anche se costerà immagino di più, al momento non so dirvi altro. Ma parliamo di questa versione 3G che trovate adesso in negozio. Allora, l'interfaccia è praticamente quella stock di Android Lollipop. Andiamo a vedere subito le impostazioni sul software. Android 5.1. La fruttura è sempre abbastanza buona. Faccio così perché comunque in realtà ho incontrato dei piccoli lag. La RAM si satura abbastanza facilmente. Il processore comunque ormai è abbastanza datato. Comunque è un Cortex A7 di una generazione abbastanza vecchia, quindi non fa miracoli. Però, come vedete, l'ho provato anche questo da pochi giorni e col tempo potrebbe andare un po' più lento, rallentare un pochettino. Questo è un po' quello che succede con gli Android di fascia bassa, come questo soprattutto. Abbiamo ovviamente il GPS che funziona bene, ho provato Maps, non ho avuto nessun tipo di problema, nonostante sia un processore MediaTek abbastanza vecchio. Cosa altro dire? La connettività in generale è buona, la ricezione nella media, la qualità in capsula e del microfono anche questo nella media. E anche qua del wifi non mi ha dato problemi, quindi nel complesso come connettività siamo su discreti livelli, insomma normali livelli. Andiamo a parlare di fotocamera. Altra differenza dal 4G al 3G, questo ha 5 megapixel fronte e retro, mentre il 4G ha 8 megapixel e 5 anteriori, quindi anche questa differenza. L'interfaccia è praticamente della fotocamera quella stock di MediaTek, i video vengono girati in HD. Sinceramente è un po' uno scivolone da parte di LG questa interfaccia così, diciamo, tra virgolette un po' scadente, nel senso che troviamo su telefoni veramente di fascia bassa cinesi. Da LG mi aspettavo un po' di personalizzazione in più, invece a parte il doppio tap e qualche altra cavolatina in giro, l'interfaccia è quella stock di un MediaTek classico. Qua abbiamo impostazioni, vedete? Comunque le foto, tutto sommato, pensavo peggio, non sono neanche malvagie, vi dico la verità. L'autofocus è abbastanza preciso, lo scatto è abbastanza rapido. Solità è buona anche in galleria con il cartello, per essere a 5 megapixel comunque si difende bene. Le foto alcune addirittura mi sembrano migliori di quelle delle Samsung J3 che ho recensito l'altro giorno, quindi nel complesso, nonostante siano a 5 megapixel, alcune foto vengono anche meglio di quelle del J3 per esempio, o di altri telefoni di questa di fascia più bassa effettivamente. Però vedete, non sono così malvagio. Pensavo molto molto peggio, nonostante il software sia quello che è. È quello che è. Ok, questa è un po' la parte fotocamera, quindi vi do una sufficienza piena. Anche qui, peccato per i megapixel bassetti e per l'interfaccia, ma nel complesso fa il suo per l'utente medio senza problemi.
Andiamo sulla galleria, andiamo a parlare del display, altra piccola nota, altra nota dolente secondo me, ovvero un 5 pollici con una risoluzione molto bassa, 480x800. Diciamo che vabbè, anche qua l'utente medio magari non avrà tantissime da ridire, perché sì, se non si va troppo vicino, ovviamente se sta a 30 cm i pixel non si vedono più di tanto, però la luminosità massima non è un granché, i neri sono molto grigi, gli angoli di visione sono un po' scarsetti, i neri diventano grigi, vedete, e il display cambia un po' i colori, e abbiamo anche parecchi riflessi, quindi il display anche qua gli do una sufficienza scarsa, ma nulla di più, ecco. Fluidità comunque di riproduzione anche per video in Full HD così è buona, non abbiamo problemi, grazie alla Mavic 400. Come punteggi di benchmark abbiamo fatto, vediamo, scusate un attimo, 24.600, quindi un punteggio comunque abbastanza buono nei limiti di quello che è il processore della GPU. Giochi, solito discorso, Beach Buggy gira abbastanza bene, anche qua qualche micro lag, ma veramente pochi, e Real Racing qualche lag in più, sicuramente più impegnativo giocarci, bisogna avere molta pazienza e con alcune visuali veramente fa fatica, con altre magari meno impegnative si gioca leggermente meglio, ma nel complesso è un telefono sconsigliato per chi gioca molto a giochi pesanti. Andiamo a parlare del browser, usiamo Chrome che è il browser che troviamo preinstallato. Andiamo sulla Repubblica. Siamo connessi in wifi. Telefono tra l'altro pesantino, non l'ho detto all'inizio, ma 160 grammi circa sono tanti per un telefono comunque non così grande. E con una batteria alla fine nella media, se avessi una 3500 mAh potrei capire, però in realtà ha una 2100, quindi boh. Sinceramente tutto questo peso non lo capisco. Il vetro tra l'altro è un po' sfondato, 2.5D laterale, piacevole al tatto senza dubbio. Andiamo, scusatemi, a mettere home page classica. Come vedete, insomma, fluidità sufficiente, a volte l'ho provato in questi giorni un po' più lentino, a volte così, però anche qua dipende da quanto si utilizza, adesso il telefono è appena acceso, tutto bello fresco, quindi nel complesso si muove ancora abbastanza bene, a volte è un po' più impallato, ma nel complesso anche qua ha la sufficienza. Quindi prende la batteria, 2125 mAh, ci porta a sera con utilizzo medio, utilizzo molto intenso, un pomeriggio tardi, insomma, batteria anche qua ha una sufficienza piena, quindi cosa dire, è un telefono veramente un po', so, senza anima, un telefono abbastanza, secondo me, sì, non lo consiglierei, 150 euro non sono tantissimi, ma non sono neanche pochi alla fine, si trova un telefono veramente buono, ma in questa fascia, sia online, ma anche in negozio si trova qualcosa di meglio. Questo qui, considerando che non ha il 4G, considerando la risoluzione dello schermo, considerando i megapixel, insomma, considerando anche comunque che il design non è così ricercato, lo vedo un po'. È come se, e anche l'interfaccia veramente abbastanza così anonima, proprio anche la foto, quella della fotocamera, qualche piccolo lag ogni tanto, lo vedo un telefono da massimo 100 euro, così com'è, secondo me è un po' sovrapprezzato e ripeto, non ha nessun tipo di, non mi attrae in nessun modo, quindi non mi sento di consigliarlo anche per chi vuole stare con un budget, vuole, ha un budget ridotto e vuole spendere poco e stare su marche classiche, quasi quasi. È meglio, no, quasi quasi. Sicuramente è meglio andare su un Motorola Moto G anche da 8 giga che si trova a seconda generazione. Telefoni simili che sono sicuramente di livello più alto. Quindi, per questa recensione è tutto. Se avete domande particolari, fatemele nei commenti qua sotto come sempre. Lasciate un bel like al video. Noi ci vediamo nei prossimi video. Un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao!